pazienti con cancro sono più suscettibili sia nella fase adiuvante, cioè quando non hanno malattie e stanno facendo terapia adiuvante, sia nella fase della malattia metastatica a infezioni di tutti i tipi. Per questo, in questo settembre 2024, qui da Barcellona, dal Congresso Europeo di Oncologia, parte ancora un monito: i pazienti oncologici devono essere vaccinati. Per fortuna abbiamo a disposizione vaccini sicuri, vaccini contro per esempio l'influenza, vaccini contro il pneumococco. Ma c'è una nuova forma di vaccinazione che diventa fondamentale in chi fa terapie anche adiuvanti, anche chi fa soprattutto immunoterapia, che è la vaccinazione contro l'herpes zoster. L'herpes zoster, che normalmente viene detto fuoco di Sant'Antonio, è una patologia che ha una serie di problemi. Primo il dolore, secondo che il dolore rimane cronico, terzo che l'infezione da herpes zoster limita anche per lunghi periodi di tempo le terapie che vengono sospese e viene fatta al loro posto la terapia contro il cancro, delle terapie contro appunto l'infezione del herpes zoster. Questo non va bene nel modo in cui finora potevamo vaccinare e quindi fare prevenzione nei nostri pazienti contro l'herpes zoster. Adesso abbiamo un vaccino sicuro, per cui se non siete state vaccinate o se non siete stati vaccinati, parlatene con il vostro oncologo e rivolgetevi serenamente ai dipartimenti di prevenzione della vostra ASL perché il vaccino è a disposizione di tutti.